In 200, per rivendicare il diritto alla medicina di prossimità, le associazioni che tutelano i malati, i disabili e le loro famiglie si sono riunite davanti all'ospedale di Gallarate per chiedere che vengano riattivati i servizi dedicati ai più fragili e che il presidio possa ritornare ad essere per loro un valido punto di riferimento. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Parkinson, sezione di Cassano Magnago, ha visto la partecipazione di numerose realtà attive sul territorio. I partecipanti si sono uniti in un cordone umano lungo tutta la facciata dell'ospedale. Abbiamo paura e la paura dov'è? È perché vediamo che la medicina è sempre più sul singolo e meno sul senso della comunità. L'altro punto è pensare solo alla medicina dell'acuto, quella è eccellente, mentre forse noi scopriamo con le nostre esperienze di contatto con le persone fragili che il tema della cronicità, le sue complessità, le comorbidità sono forse un po' lasciate sole, un po' al margine, non so come dire, quindi questo è un punto al quale teniamo molto. Un altro punto è pensare alla medicina di eccellenza e in ambiti ospedalieri specialistici, eccetera, che noi sappiamo esistere molto bene nella nostra regione. Però quello che scopriamo è che viene dimenticata la medicina del territorio, la medicina della prossimità. Abbiamo anche bisogno di riscoprire una nostra esigenza di esistere come associazioni, perché noi non possiamo esistere, operare nella nostra provincia, nella nostra regione, se non abbiamo un territorio che ci risponde, che ci dà i punti di riferimento, che diventa la nostra forza. Questo noi oggi vogliamo dire, vogliamo essere solidali con questo ospedale, con tutti i medici che ci hanno sostenuto, che sostengono. Non vuole essere assolutamente, non deve passare minimamente l'obiettivo di contestazione rispetto a... Assolutamente, loro sono in prima linea, stanno facendo di tutto, ma le istituzioni si devono accorgere che la linea va un po' cambiata. L'ospedale unico, non siamo contrari, prosegue Quaglini, ma i presidi già esistenti devono continuare a funzionare, garantendo ai malati servizi essenziali a pochi passi da casa. Questo è proprio un po' il punto, ma non è quello di non vedere con piacere se questa è l'idea, l'ospedale unico. Va benissimo, ma diventerebbe un ospedale d'eccellenza. Tutte queste strutture che fine fanno? Quindi, detto banalmente da una che non se ne intende, che non fa politica in quel senso, però l'interrogazione nostra è bene, però l'eccellenza ci sta. Che una persona si sposti per una visita, ma per la quotidianità no. La quotidianità ha bisogno vicino a casa. Noi come associazioni facciamo un po' di intermediari fra questo, orientiamo, supportiamo, ma se non abbiamo i riferimenti sul territorio, dove andiamo? Li mandiamo di qua e di là, di su e di giù le persone e noi le rincorriamo e noi rincorriamo che cosa rincorriamo? Questo è quello che ci preoccupa.